Ida Platano, incredibile gesto per Armando Incarnato. Cosa ha combinato? Uomini e donne, ex protagonista rapita da Armando Incarnato, l'elogio inaspettato. Non è passata inosservata la sfilata del cavaliere partenopeo di ieri nel salotto rosa di Canale 5. La sfida in passerella sul tema, perché dovresti scegliere me, ha scaldato gli animi mostrando addominali scolpiti ma anche scoprendo corde più profonde. Quelle del cuore. Armando in particolare ha scelto di mostrare un tramonto sul mare nel video di presentazione per poi mettere da parte abiti e sfilate ed esibirsi con un monologo, metà in napoletano, per spiegare il suo modo di agire in amore. Nonostante il 4 ricevuto da Aurora Tropea che ha letto nell'esibizione del Cavaliere una prova di precettazione e niente di più, in molti sono rimasti colpiti dal suo sfogo e tra questi anche Ida Platano. La dama, che con il Cavaliere condivide una forte amicizia che si è cementata ulteriormente da quando ha lasciato il programma con Alessandro Vicinanza, ha voluto omaggiarlo condividendo su Instagram Stories il suo discorso nel salotto rosa di Canale 5, taggandolo e aggiungendo un cuore. Protagonista di Uomini e Donne emozionata, un regalo speciale la commuove. Intanto la storia d'amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza sembra proseguire nel migliore dei modi. Nei giorni scorsi un messaggio della dama su Instagram Stories aveva fatto pensare a una crisi in corso, fortunatamente un gesto del cavaliere partenopeo ha smentito tutto. Proprio in occasione della festa della donna, infatti, la protagonista dei pomeriggi rosa di Canale 5 aveva mostrato una pianta di mimosa con un bigliettino in cui c'era scritto, "Alla mia donna". Un pensiero fatto recapitare dal compagno, segno che la loro storia prosegue a gonfie vele. Intanto la dama di Brescia continua a ignorare Riccardo Guarnieri, che cercherà di riconquistare Roberta, mentre ha elogiato Armando Incarnato per il discorso toccate fatto ieri durante la sfilata. Ida Platano e Alessandro Vicinanza verso la convivenza. Le ultime novità sulla coppia. L'amore tra i due protagonisti di Uomini e Donne sembrerebbe destinato al, per sempre. Scansate le voci di crisi di questi giorni, la coppia nata nel salotto rosa di Maria De Filippi sarebbe ormai pronta per la convivenza. Come annunciato già nelle scorse settimane in diretta su Canale 5, la dama e il cavaliere starebbero infatti pensando di prendere casa a Roma. In queste settimane la dama di Brescia si è messa alla ricerca anche di nuovi collaboratori per il suo negozio di parrucchieri, forse proprio in vista di un trasferimento.